Ciao raga, come state? Spero bene. Allora, nuovo video, chiacchiericcio anche oggi. Dunque, mi sono appena lavato i denti e vabbè. Oggi ero in palestra, non dico tutto il giorno, ma quasi. Scusate i cani che abbaiano, ma non ci posso fare niente. Però vabbè, niente. Oddio, come questa cosa, spero che me la arrangio un po'. Perché non è il massimo avere una cosa tutta allucinante, bruttina bruttina sta cosa, scusate, me la concio un po'. Ok, niente, ok, un po' meglio, cioè insomma un po' sparata, però meglio di niente. Quindi ragazze, ecco, vedete come c'è la cosa. Vabbè, comunque io intanto mi ho, aspettate che voglio vedere se ok, perché mi sembrava che non era a posto il telefono. Sì, allora stavo dicendo, sono stata un po' in palestra e dalla palestra sono giunta a casa. Come va? Spero bene. E nulla, ho appena cenato dei deliziosi funghetti con delle fettine impanate, scusate, tipo con le fettine di pollo impanate, niente. Perdonatemi un po' la franchezza, ma sono stanchissima. E ho male dappertutto, lo so, non sono abituata, ma prima o poi mi ci abituerò, se ci riesco a parlare. E niente, quindi nulla. Ah, come dentifricio non sto più utilizzando l'altro, sempre il Colgate, ma stavolta ho questo come dentifricio della AZ, vedete? Cioè, AZ. Mentre come sempre con l'ortodio sto abbinando alla Z il Listerine, il mio amato Listerine, vedete? Cioè, Listerine. E niente, come Listerine non ce n'è, ragazze. Provatelo perché vi troverete bene, a parte quando dovrò ricomprare di nuovo il Curasept, perché mi ci trovo bene. E nulla, quindi che dirvi? A parte questo, nulla. Ho fatto un bel po' di addominali avanti ieri, infatti ho un dolore addominale che non vi dico, all'addome, fastidioso, e quindi quando mi alzo, quando mi siedo, eccetera, ho un dolore, lo so, solo una lagna, me lo potete dire tutti voi quanto volete, ma ho una lagna incredibile perché mi fa troppo male. Vabbè. Comunque sto cercando di bere più acqua e niente. Io ho cambiato tutto stavolta, ne ho comprato un'altra che avete già visto nell'altro video, visto, non indossato, però ora faccio vedere indossata. Ed è questa qua, vedete? Il pantalone è tanto inutile, vi faccio vedere, tanto è lo stesso, uguale a quell'altra tuta. E questa è la mia tutina, la tuta, quella lì presa in piazza, sempre qui in piazza Palau, cioè nel piazza degli ambulanti, e nulla, dai piazzisti l'ho presa, quindi niente. Non so se dice piazza o piazzisti, comunque non importa. Sempre lì l'ho presa. E che dire, come skincare stasera ho utilizzato questa qua. Prima questa ho utilizzato, questo bifasico, che si deve agitare ovviamente. Ed è della Douglas, vedete? Douglas, della Douglas. Per struccare un po' l'intera faccia, oltre agli occhi. Mentre, come spuma, che mi sta terminando però, sempre della Douglas, questa qua, che è da formata 150 ml. Io ci sto trovando stra bene. Per quanto riguarda invece l'acqua micellare, sì, micellare, ciao, l'acqua termale, sto utilizzando questa di Aven, che è molto buona, vedete? Il tappo è questo. Questo qua è il tappo. E questo qui è il, come dire, il buchino dove spunta fuori l'acqua. Comunque niente,
Non ci troppo benissimo perché me la spruzzo tutta intorno alla faccia quando ho irritazione qua su questo mento, ma vabbè, niente. Sì, oggi non l'ho tolto proprio, l'ho messo strafretta perché ogni volta che mi piego sulle che mi sdraio su mia nonna mi fa i peli, è una cosa incredibile. Sì, lo so, vedete i miei affetti, perché ancora sono andata dall'estetista. Non è semplice, ragazze, perché ovviamente i soldi non li amministro io, me li amministra mia nonna, quindi, e anche mio zio. Quindi ecco perché non posso andare dall'estetista se non ho i soldi. Cioè, mi dà qualcosa mia nonna, mi dà qualche cosina, però insomma, praticamente io tra poco scelgo di andare a fare qualche lavoretto, così quando ogni volta che non devo stare sempre lì a chiedere mia nonna mi faccio lavoretto. Così posso guadagnare i miei soldini, oltre a stare solo sempre su YouTube, almeno posso guadagnare qualche soldino. Non lo so che lavoretto posso fare, però vediamo cosa c'è di bello, cosa c'è, cosa offre il mercato del lavoro. E vado a lavorare, ovviamente, come giusto che sia, e poi potrò anche fare altri, qualche altro video su YouTube. Non tanto per dirvi a voi, sì, vado a fare il lavoro di chissà quale lavoro, però per dirvi che c'è qualche cosa da fare. E poi, perché no, ho lavorato tra gli scaffali, queste robe qua, di un supermercato, o come cassiera, no, perché non sono il massimo, però ho archivista, vediamo un po' cosa mi esce di lavoro, non ne ho idea, casomai mi aggiorno, altrimenti se non ne ho trovato, non lo so, magari andrò in biblioteca, non ne ho idea, non vi posso assicurare niente, ragazze. Perché gli anni passati ho fatto lavori socialmente utili, devo dire la verità, ho fatto lavori socialmente utili, mi ci sono trovata non bene, stra bene. E quindi i miei soldini me li ha fatti, di sicuro, e vabbè, non per vantarmi, ma perché i soldi mi servono anche per mangiare, ovviamente, per vestirmi, eccetera. Però il resto, ovviamente, l'ho fatto sempre con molto piacere, guadagnavo i miei soldini, socializzavo, mi stavo in mezzo alla gente per socializzare e stavo anche per leggevo il libro, chiacchierare con chi era a fianco a me, al mio fianco, nulla, tutto lì. Cioè. E invece per quanto riguarda l'ambiente dove andavo a lavorare, un po' era al chiosco di Palau, cioè alla Sciomara, che è chiamata mezzo schifo, e poi un po' un periodo sono stata in biblioteca, proprio in un locale della biblioteca del comune, sempre di Palau, ovvio, certo, e lì in biblioteca andavo a fare o archivista, archiviare al computer, oppure a prendere i nomi della gente che veniva e a prendere il numero del libro e anche il riferimento, che c'è il numero e il titolo del libro, eccetera, e li scrivo tutti, prendevo tutti i dati e li scrivevo lì dentro nel quaderno. Adesso va a essere tutto computerizzato, però forse credo sarà ancora così, non lo so, però adesso nel frattempo ho deciso che voglio ricominciare a fare qualche lavoretto lì in biblioteca. Non so ancora cosa farò e se mi prenderanno, non è detto, però ci voglio provare, perché ne ho veramente bisogno di stare lì a socializzare con altra gente. Non dico che non socializzo con nessuno, vado alla spesa con mia nonna, ma la gente è proprio, sì, lo so, perché ha poca voglia di parlare, la gente lì per fare la spesa, non per cianciare, può anche cianciare, ma deve anche se farsi la spesa, quindi non lo so, sono un po' stufa, perché alla spesa si possono anche chiacchierare, ma bisogna anche farsi un po' di spesuccia e pigliarsi il pane quotidiano, come giusto che sia, però boh, non mi sembra giusto che la gente sento un po' come se non fossi tanto calcolata quando vado alla spesa, non da mia nonna, ci mancherebbe altro, ma dalla gente che vado lì e dico buongiorno, buonasera, quello che è, come suol dire, vabbè,
Il buongiorno viene dal mattino, come suol dire. Quindi, boh, non vi so dire, c'è qualcosa di strano. Sembra che tutto quello che io sento di energie negative o positive me le tiro io automaticamente. È possibile? Non lo so. Non vi so dire. Comunque, boh, vabbè. E c'è qualcosa di strano in tutto questo, perché se no come si spiega che tutte le volte che vado in un posto o nell'altro per fare spesa o per fare altre commissioni, da una parte mi salutano altri, ma dall'altra c'è anche tanta maleducazione. Non è bello questo, non è bello per niente, già. Quindi non vi saprei dire perché mi succede questo, boh. Comunque, cosa vi stavo dicendo? Ah, sì, che appena potrò, comunque, devo anche andare il prossimo. Aspettate, no, non so se sia il 25 o il 24, non mi ricordo. Vabbè, in un agriturismo, non so dove, adesso non ricordo, non voglio sbagliare. Devo uscire fuori Palau, non so, tra le campagne di Palau, non ne ho idea comunque. E devo. Non voglio dare troppe informazioni, come ho detto, siamo su internet, non si sa mai. Comunque, in questi giorni dovrò fare una bella scampagnata, andare a fare in un agriturismo una scampagnata e fare cercare di aiutare a fare dei gnocchi, di pasta di gnocchi. Guardare, così fare, una sorta di divertimento, guardare gli animali, al pascolo, per modo di dire che passerò una giornata diversa in un agriturismo. Non so quando sarà, perché me l'hanno detto appena l'altro giorno i miei zii, ma non so quando andremo, e quindi vi porterò qua con me su Instagram, vi farò vedere tutte le foto, anzi vi farò un sacco di foto, quindi vi prego di seguirmi su Instagram perché posterò un sacco di fotucce belle, carine, quello che posso fare, perché non sono tanta, come si può dire, non sono tanta esperta di fotografie. Alcuni mi dicono come sei brava con le foto, ma non direi proprio tanta brava con le foto. Boh, vabbè. Comunque, io già con le foto faccio pessimamente, non mi piacciono le foto che faccio, ma quando cerco di perfezionare le foto che faccio senza modificare una mazza, farle con la luce giusta, ovviamente, giusta, decente, luce decente, mi escono bene, che serve per un motivo, e vabbè, grazie, cavolo, è così. Quindi se tu fai luce, fai foto fatte bene, escono perfettamente, lo so, grazie, però qualcosa mi dovrà uscire bene, no? Che dite? Oh, vabbè, questo tanto per dirvi una. Ciao. Ok, ho fatto la foto. Ciao. Tanto perché boh. Mi sembra un po' strana sta cosa. Che non riesco a fare foto decenti. Comunque, a parte questo, mi devo spiegare a fare questo video perché poi intorno alle 9:30 prendo le gocce per calmarmi e dormire bene, ovviamente. E poi devo prendere anche a gamba, che serve altre voci, non per il bere ma per gli occhietti miei, e quindi a gamba per gli occhietti e altre voci che non mi dico il nome per privacy, altre voci per dormire, serve voci un po' rilassanti, no, non è il Bentarino, come si chiama lui, non so come si chiama, non ne ho idea. Qua c'è mia madrina che mi sta mandando notifiche, ah sì, sta notificando non so cosa, ma non importa, vabbè. E niente, queste sopracciglia io proprio non le posso vedere perché sono troppo
Boh, mi piacciono, ma non fa impazzire, diciamo la vita. Mi piacciono allo stesso tempo, ma non da saltare di gioia, sinceramente. Boh, non lo so. Boh, comunque, ragazze, io penso di avervi detto tutto. Per quanto riguarda invece quello che faccio tutti i giorni, veramente non posso dire. Vabbè, a parte quello, domani farò un video svuota la spesa. Già ve lo dico, ve lo confermo, farò un video svuota la spesa, non da sola o con mia nonna, vediamo. Se da sola ve lo dirò, se no lo farò con mia nonna, ok? E per quanto riguarda videovlog, non so se lo farò, se domani sarà bel tempo, domani sarà un freddo boia, aiuto, ma un freddo bestia proprio, quindi non lo so neanche io, ragazze, non so cosa dirvi, quindi boh. Comunque fatemi sapere sotto qua i commenti, qua sotto i commenti, se questa tuta vi piace, ovviamente, perché se no non lo so, boh. A me piace questa tuta, non è brutta per niente. Cioè, scusate, ma guardavo le notifiche che mi arrivano. Vabbè. E nulla. Quindi, questi giorni comunque prima di andare al sitista dovrò farmi quello scrapino, che serve questo qua, come si chiama? Fior di ciliegio giapponese e foglie di papaya. La tessera è profonda e delicata, questa l'avevo presa per il viso, ma ovviamente va bene anche per il corpo, perché ho sentito dire, anzi l'ho fatta una prova su una gamba e funziona alla grande, quindi top, è molto buona e mi sta anche piacendo a farla sul corpo. Dovrei finire, cioè dovrei iniziare a finirla tutta quanta, ma quando farò la prossima doccia ovviamente. Adesso ho un freddo allucinante a fare la doccia. La farò domani mattina sempre se mi reggo in piedi. No, a parte gli scherzi, devo fare per forza la doccia. Oggi me l'ho già fatta, ma di mattinata, prima di mettere questa maglietta tutta. Perché io in palestra puzzolente, state sicuri che non ci entro in palestra. Quindi mi ho fatto una bella doccia. Gli ho messo questa qui e stasera sono ancora a farmela. Però se casomai non riesco a farmela stasera, anche se poi non te la fai, me la potrò fare, vediamo se c'è. Ecco, sapevo, non c'è anche acqua, quindi top. Cosa vuol dire? Che non mi posso fare neanche la doccia, ne ho una prova, perché non c'è acqua, vedete che non c'è acqua, e niente affatto, boh. Non so cosa dirvi, non c'è più acqua, anzi, vedete. Aspettate un attimo, ve lo faccio vedere io che non c'è acqua. Dallo scaldabagno, guardate. Questa qua, quando indica che fa così, quando fa così l'acqua vuol dire che non ce n'è. Come lo so? Perché la verità, non ce n'è. Devo aspettare per riempire tra poco il serbatoio dell'acqua, sul motorino dell'acqua che ci arriva giù in cortile. Io non lo so chi la sta usando l'acqua, forse mi hanno lavando i piatti in questo istante, perché non la sto sentendo risciacquare né niente, però boh. Comunque io questo mi trovo in bagno, vedo che esce in bagno, spero che vi possa piacere il bagno, però vedo molti youtuber che fanno video in bagno, perché non dovrei farle io, è vero, non le faccio sempre in bagno, talvolta cambio, però oggi ho fatto una piccola, tra virgolette, eccezione di farlo in bagno. Tanto tante volte lo faccio in bagno, non sempre, ma il più delle volte sì. Mia nonna tanto mentre lavo i piatti sta guardando un po' al sole, quindi top. Tanto però dico, mi lavate i denti perché sennò è brutto vedersi tutte le sporcizie sui denti quando si fa video. No, non è bello. Quindi non lo so, vabbè, niente. Quindi spero che vi piaccia questa tuta che c'ho io, vedete? È una bella tuta, vero? Questa che c'ho. È nera ed è perfetta. L'altra è blu, già ve l'ho detto, è blu la tuta che ho.
Mentre un'altra che ho preso, cioè è nera come quest'altra che ho addosso, ed è nera. Mi sa che però comunque di andare a ballare non se ne fa niente. Perché sto già perdendo tempo con sto storia che devo andare a ballare, poi alla fine non se ne fa niente, ma che strano. Proprio molto strano. Ciao. E niente, questo è quanto. Ah, raga, volevo parlarvi di tanto cosa mi dice questo prodotto qua, che non ce n'è più, ma è un sole con balsamo ammorbidente, appunto. È un ammorbidente con balsamo sole, lana e delicati. Questo, strabuono e mi strapiace. Come lava, perfettamente bene. Lascia i capelli belli, profumati e top, fenomenali. Quanto siamo qui? A 20 minuti di video, vabbè, chi vuole se lo guarda, che no, cicciamo, pazienza. Qualcos'altro volevo dirvi? Come altro prodotto, che voglio terminare, sto cercando di volerlo, devi terminare, ed è quest'altra della Garnier. Skin Active, micellari, tutto in uno, per pelli miste o sensibili, vabbè, per il purifica o più opacizza e strucca, viso, occhi e labbra senza risciacquo, no, senza risciacquo, a meno che uno non è stanco e tutto quanto, ma non resiste al mondo, risciacquate per l'amor di Dio, perché non esiste che usate questo e non vi risciacquate, che storie sono. Fate la doppia detersione almeno qualche volta, anche fate uno sforzo in più a quando siete stanchi e la pelle ne sarà felicissima. Non lo dico perché lo dicono tanti, ma perché la verità, ragazze, non si può andare a letto con il viso tutto pieno di insaponato di questa roba, no, sciacquatevela, usate anche un altro di questo schiumogeno. E poi tonico, crema, qualche volta voi con tonocchi, lo so che è uno sbatti, però almeno vi siete completati la skincare, anche non volendo. Sì, lo so, non la voglio una palla, ho capito, ma volete andare a letto truccate, tanto bene, allora, scusate, allora vi rovinate la pelle, scusate se mi mettono con l'automatica di Calvese, ma sono sarda. Non so se l'avete capito, ma sono origini italo-americane perché mio padre era americano, è americano, scusate, perché è vivo, per fortuna. E mia madre purtroppo non c'è più, ma a parte i preamboli, sto dicendo, non per impietosirvi, perché non mi interessa di impietosirvi, anzi, mi faccio forza da me, perché se non faccio forza io, chi me ne fa di forza? A parte mia nonna che mi vuole tanto bene. Quindi non lo so, ragazze, che dirvi? Se voi volete andare a letto stanche, ok, ma almeno un pizzichino, struccatevi, acconcellare, detergente per struccarvi il viso e poi crema e nanna, o tonico, quello che volete voi, ma non andate a letto truccate, perché vi fa male la pelle, ok? Vi fa male la pelle, ve lo giuro, ragazzi, non sto scherzando. Ci ho provato anche io una volta e non sto scherzando, andando a letto mezza truccata. Mamma mia, non sia mai che mi sia quasi rovinata la pelle. No, veramente, adesso la pelle l'ho migliorata perché ho fatto anche una cura un po' per la pelle, per farla migliorare un po', perché era veramente una catastrofe. Non è più come prima, vabbè, a parte questi segnacci che ho, ma sono segni del ciclo che mi è appena passato. Però, scusate la linguaccia, ma ho sempre questi cosi qua alla bava agli angoli, non è bellissimo da vedere, però vabbè, fate finta di niente. Niente, praticamente, sì, sono contenta che mi sto dedicando molto di più alla skincare, non solo al trucco. Perché il trucco, ok, però ci deve essere anche una buonissima skincare dietro, altrimenti che cosa combino? Un acidi erboli. Cioè. E niente, a parte questo volevo dirvi che volevo farvi anche un po' di video a parte vlog, anche video di outfit, perché so che ci sta benissimo un video outfit.
E poi non lo so, outfit sarebbe signoso, lo sapete, così abbinamento, moda, abbinare questo, un indumento, un accessorio con un trucco, questa scarpa, eccetera. Insomma, giocate un po', io anzi devo essere più creativa nei miei video, altrimenti non farò testo. Non sto scherzando, perché nei miei video ho notato che alcuni miei video, sì, esatto, alcuni miei video sono uguali, quindi non lo so cosa ne potrà uscire da sto canale un po' strano, e vabbè, è ambiguo, però è la verità, ragazze, se sono io strana e ambigua, cosa ne potrà uscire di bello dal mio canale? Nulla di che, vabbè, però. Se vi piaccio così come sono, perché voi mi dite che sono così vera come sono, ma mi devo anche un po', come dite voi, diversificare, se no dove vado io? Dove vado? Ma dove voglio andare? A proposito, devo tirare fuori dei campioncini e fare test prova dei campioncini, se possono andare bene ammesso, oppure se mi li hanno cannati la grande, i campioncini che mi hanno dato in profumeria. Per esempio anche l'eyeliner, che non so se sia piccolo o quanto sia piccolo, però della Pupa, perché ne ho preso uno della Pupa che mi è stato omaggiato a saponi e profumi, ovviamente. Quindi ragazze, restate sintonizzate su sto video e su sto canale soprattutto, perché ci sarà un benedetto video sull'eyeliner e anche su qualche campioncino. Non ho idea, non vi prometto niente, ma ci voglio provare. Allora, ci sarà un video tutto lì. Cosa altro ho fatto oggi a parte questo? Boh, ho provato a fare qualche altra cosa, ma poi dopo tutto ho fatto quello che impareva a me, cioè vi confesso che ho provato a fare qualche video chiamata con mio padre, ma non c'è stato verso, perché non mi ha risposto, ma vabbè, dettagli. Non so perché non mi ha risposto, forse perché lui dall'altra parte tante volte ha altre cose da fare e non può stare sempre a rispondere a me. E va bene, non importa. Comunque, ci sarà qualche altro giorno, qualche altra giorno, notte che sia, perché adesso qui in Italia è sera e in America sono le 6, le 2 del mattino, non ricordo, comunque giù di lì, non mi ricordo se sia presto o tardi, ma adesso gli americani si stanno bene che alzando, se non erro, sarà l'alba, credo di sì, e sì, sono un po' di ore di sonno, perché quando noi andiamo a dormire loro si alzano, mi pare. Se non mi sbaglio, comunque scrivetelo qua sotto, perché mio padre adesso sta in Texas e io sto qua in Italia, in Sardegna, però vabbè. Quindi se potete, voglio che mi scrivi ogni tanto qua sotto, che si chiama Sidney Barstel, mio padre, ok? Sidney Barstel, e mio padre Sidney, ok? E mio padre. Quindi tanto piacere a lui, ok? Un bacio, Titi, ti voglio bene. Love you, Dad. I love you. I love you forever. E niente. Bene, adesso io chiudo e ci vediamo al prossimo video. Anzi, magari questo lo attacco all'altro domani, non lo so, vediamo. Troppo, diventa troppo lungo. No, 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 ragazze. Vi saluto qua, ok? Ciao. A presto e al prossimo video. Ciao. Ciao ragazze, un bacino. Like, commento, iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao. Non lo so, sto pensando quasi quasi di, anche se ho detto tutte queste robe qui, che già sapete che le passano tutti gli youtuber, di lasciare via domani mattina, non lo so, vediamo. Non lo voglio fare troppo lungo, ecco perché dico così. Dai, a domani mattina se riesco, dai. Buongiorno, ragazzi.
Mangiare mercoledì. Mercoledì, quindi no comment, non so. Dove la faccia? Mamma mia. Oggi è mercoledì, sì, vero? È mercoledì, sì. Oggi è mercoledì ed è cielo libero, che bello. Mamma
mia, che faccia di morto. La mattina sono un mezzo cadaverino. Puh. Mamma mia. Inquietante, a dir poco inquietante. Inquieto da sola, mamma mia, che faccia che ho. Allucinante proprio. Ed eccomi qua. Allora, ho fatto colazione, come avete visto. Quelle clip lì saranno per tutte velocizzate, se no veramente questo video non finisce più. E nulla. Allora, come vi dicevo, stamattina la nottata non è stata bene. Ho dormito bene, ma non tanto. A parte che ho sognato YouTube. Alcune YouTuber ho sognato, ma vabbè. Che dire, mi sono vestita, mi sono rimessa la tuta di ieri perché, raga, non è sporca per niente, però vabbè, ho preferito rimettermi la tuta di ieri. Non so perché state traballando, vabbè, comunque, cerco di non toccare il tavolo, sono ballate e non è bello. Il telefono balla, vabbè. E, che dirvi?
Fuori il tempo non è dei migliori, sembrava migliorare, ma no, non ci ho pensato nemmeno. Perché sta di nuovo piovendo, ma va, per la mia allegria sta piovendo. No, dico così perché, raga, avrei voluto che facesse per la giornata, facesse, si diceva, vabbè, che facesse per la giornata, sì. Però in realtà no, sta piovendo, quindi top, che bello. Cosa vi posso dire? Sì, allora cosa c'ho qua? Niente, no, nulla, era una cosa di, vabbè, niente. Vi stavo dicendo che stamattina mi sono alzata un po' come un zombie, perché ero un zombie, ragazzi miei, veramente ero un zombie. Poi vedete se mi vedete truccata, perché sono truccata, non so se si nota, ma sono un po' truccata, non c'è nessun filtro, niente, quindi sono parecchio truccata. Mi ho fatto anche un po' di sopracciglia, ho fatto il mento non più di tanto, qualcosina ne è uscita, e ho messo un po' di correttore qui e là, ma senza mettere troppa roba addosso, in viso. Ho messo un po' di bronzer, ho messo un po' di blush, mascara e liner e basta. Eyeliner tutto attorno all'occhio. E un po' di mascara, appunto, sempre gli stessi prodotti utilizzo, inutile che vi dico i nomi, casomai i nomi che ho utilizzato, i nomi, scusate, i prodotti che ho utilizzato ve li citerò tutti qua sotto, se mi ricordo, e se no non fa niente. Comunque cercherò di essere puntuale nel pubblicare questo video, non lo so quanto, perché io volevo pubblicare il video, ma mi rendo conto di quanto sia molto allucinante registrare video. Non è così, forse per me è così, e anche per altri YouTuber penso che a fare video non è che lo fai dall'oggi al domani, il videoblog, ma vabbè, io oggi lo farò, il vlog di 2 giorni, penso di esserci riuscita. Infatti ho cominciato il vlog ieri e oggi sono ancora a terminarlo, ma vabbè. Ah, ieri non mi ho dato la buonanotte. Vabbè, pazienza, l'avete già capito che ero troppo stanca, quindi ciao ne proprio, adios, e vabbè, e ci sta. E nulla, intanto mi vedete bella truccata, non so se si percepisce qualcosa. Vabbè, niente, ora mi rimetto gli occhiali un po' lerci, però vabbè, e niente. Tra un po' vado alla spesa e nell'andare alla spesa, penso che il telefono rimarrà in tasca, perché non so se riuscirò mai a vloggare col telefono così mentre vado alla spesa, non lo so. Poi col tempo che c'è oggi, non vorrei mai che il telefono andasse bla 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 a rovinarsi, anche no, non ci tengo proprio. L'ho pagato 889 € e qualcosa, qualche centesimo, non mi sembra il caso di rovinare un telefono che costa anche più di 889 €, cioè ho sentito dire che costa 1.500 €. Una follia, ma una follia allucinante, no? Per fortuna che era un'offerta. Voi direte, ma perché stai... Voi penserete, mi scriverete sotto sicuramente, perché lo so, ma perché stai dicendo che abbiamo scritto 1.500 € perché l'ho letto in un commento nel video del WhatsApp. No, aspettate, non era WhatsApp, iPhone, che aveva acquistato l'iPhone 15 esattamente. Quindi uno sotto si è messo a scrivermi quanto l'hai pagato. Scommetto 1.500 perché costa 1.500 euro. Ok, va bene, ma io, nel mio caso, sì, dal caso che l'ho preso a 889 € in offerta, ovviamente. E nulla. A parte questo, chiusa, aperta e chiusa parentesi. Stamattina sentite silenzio tombale, ovvero silenzio proprio inquietante. È perché ho spento la televisione. La potrei accendere, ma potrebbe anche disturbare il video e non mi pare il caso. Allora, mia nonna intanto è andata a fare una commissione a prendere l'acqua, una cassa d'acqua, in un negozio qua vicino casa. E appena torna,
Vado alla spesa, quindi penso che andremo al Despar e faremo anche, come vi ho appena detto, se ci riesci, un bel video svuota la spesa. Non lo so, non è detto. Magari torniamo stanche, può darsi di no. E comunque, continuerò il video lo stesso, anche parlando, anche se non devo farvi il video svuota la spesa, però almeno chiacchieriamo un po'. Non lo so. Vediamo cosa ci promina il tempo e cosa dice, insomma, cosa le viene in mente di fare. Se vuole fare una ricetta, ma non credo, perché la ricetta lei non le piace. Cioè, una volta di papa le è venuta in mente di immortalarsi mentre stava, immortalarla anzi, mentre stava cucinando. Cos'era? Non so se era il porcetto o l'agnello, una delle due cose, comunque, poco importa. Sì, ragazze, ho deciso che cucinerò io appena sarà. Se sarà, non lo so, vediamo, non ne ho idea. Perché il tempo che va avanti, più avanti che va, sì, non ce la fa più a cucinare, a fare quasi niente. Cioè, cucina, forse è volontà, ma tra poco tocca a me cucinare. Voi direte: ma non cucini mai? Sì, cucino qualcosa. Quando lei non mi sta addosso, perché ci sono dei momenti quando io cucino, lei mi sta addosso perché ha paura che le sporco la cucina. E beh, grazie, quando si cucina ci sono delle. Cioè, allora, fate caso che ci sono, fate un po'. Se ci fate caso, ci sono delle persone che quando sporcano, scusate, quando cucinano non sporcano nulla. Io sono di quelle persone che quando cucina sporca. Allora, poi puliscono, non è un problema. A me non dà fastidio che è sporco. E beh, allora, poi pulisco, ovviamente che pulisco. Prima mangiamo, poi puliamo. Anche se si fredda, potrei lavare lo stesso il tegame e tutto quanto. Però vabbè, lasciamo perdere, che meglio va. E niente. Quindi è così, ragazze. Ma adesso che ore sono? Sono quasi le 9, sono le 9 qualcosa, vabbè. E niente, non ho idea di che cavolo che ore siano. Boh, ho spento anche l'altro telefono. Ho un telefono minino così, sembra l'iPhone 7, però l'ho spento perché, boh, così. E niente, quindi stamattina è un po', giornata fa veramente orrore, non è bella per niente, quindi me la prendo quel posto. È così. Lì non lo so, ragazzi. Vabbè. Ok. Sto aspettando che arrivi mia nonna, che è andata appunto a prendere vicino casa. C'è un negozio che si chiama Galura Market 2000 o Market Galura 2000, non lo so, mi pare si chiami così. E lì si rifornisce intanto mia nonna da questo negozio vicino casa. Non vi dico in che via è, perché chi è abitudinario di Palau lo sa, o abitudinario di Palau lo sa dove è questo negozio. È vicino alla farmacia, a pochi passi da casa mia, e quindi nulla, ho fatto anche la rima, ma vabbè. Ebbene sì, ragazze. Io ogni tanto vado lì a rifornirmi per qualche salvietta rinfrescante, salviette sarebbe dire la salvietta rinfrescante, quella per pulirsi le mani quando faccio gli swatch, anche lì vado a prendere le salviette, oppure tipo per farmi i baffetti quando non voglio andare all'estetista, quando non voglio andare dall'estetista, prendo i baffetti da lì, cioè sì, i baffetti da lì. Sto straparlando, scusate, sono ancora un po' assonnata. Non c'è scusa che tengono mai così. Prendo le striscioline, quelle sfuse, ovvero le strisce depilatorie, da quel negozietto lì che c'è, andando via dalle tali, non voglio dire che via, perché chi vuole lo sa, non voglio dire troppe cose. E quindi lì. Praticamente mi fornisco quel negozio
via, aspetta, Galvura, tua marketing 2000, sì. E lì mi fornisco o di salviette per igienizzanti, sarebbero, o di strisce depilatorie per il viso, per strappare i cosiddetti baffetti. Già, perché sempre dall'estetista non ci posso andare, ragazze. Non posso andarci perché, uno, non, come dice mia nonna, non sono la figlia dei ricchi, dello sceriffo, o come si chiama, sceicco, come si chiama, non so. E quindi non mi posso permettere di spendere un tot di soldini, anche se 10 o 20 euro sono tanti, ma però anche no, a fare tutti i giorni la ceretta dall'estetista non se ne parla. Non ho tutti questi soldi da sprecare. Sì, volendo me li potrei fare in casa, ma ogni tanto io, quando mi strappo il baffo, rischio sempre, come si dice all'inglese, di storpiamo il baffetto, ovvero di scartavetrarmi il baffetto e non mi va. Quindi ecco perché li lascio, più li lascio crescere, più quando riesco ad andare dall'estetista vado, prenoto un appuntamento e me li faccio strappare da lei, perché anche lei, anzi lei che è una vera e propria estetista, lo fa appunto di lavoro, tatta, e non ha mai fatto. Io potrei anche andare dall'estetista, ma il problema è quando, perché al momento non c'è soldi, quindi o me li faccio io che ce l'ho già pronta la ceretta in casa con la sfusa, anziché stare sempre a comprarle lì dal negoziante, oppure ce l'ho già pronta io in casa, perché pronta nel senso che le ho già comprate da tempo e tempo, sono ancora buone. Però a me non va di scartavetrarmi questa parte qua che è molto molto delicata, ragazze. Ma sto scherzando, è delicatissima. Aspettate un attimo. Già, è delicata, quindi non me la sento di rovinarmi questa parte qua, perché man mano che uno si strappa qua, sono dolori, sono dolori. Sì, lo so, non fa male quando la strappa, cioè un po' pizzichino l'ho sentito quando fa fum, fum, perché strappa, però non lo so, non so se valutare la ceretta di questa estetista in cui vorrei andare o rimanere in quest'altra, perché quest'altra sta diventando un po' caruccia, devo dire la verità. Ma non perché non voglio dare i soldi o perché altro, ma perché mia nonna mi sta facendo storie, che sta dicendo che è troppo cara. Che devo farci io? Nulla. Poi a Milano non le mai va, non, come si può dire, non le va mai bene come faccio la ceretta, come mi fa la ceretta lei. Cioè, le piace come la fa, però lei dice che mi lascia mezzo pelo, tutto lì, come me l'ha lasciato. No, non mi piace quello che dice mia nonna, perché dice, eh sì, te la fa ma non te la fa bene. Che cavolo di storie sono? Prima di tutto, la ceretta non te la fa perfettissima, ma non sono una Barbie che devo stare troppo perfetta. Non esiste la perfezione, ragazzi. Diciamoci la verità, non ci attacchiamo agli specchi. La perfezione non la cerchiamo, non cerchiamo la perfezione. Perché non esiste la perfezione. Mia nonna dice, devi essere perfetta, non devi avere neanche un pelo. Oh, Madre Santissima. No! Se il pelo c'è, si lascia quello che c'è. Voi direte, ma scusa, tu ti vuoi depilare o vuoi restare col pelosa? No, vuoi restare bella depilata, ma dove rimane, rimane, pazienza. Vado lì con rasoio tatà e lo levo, ma dipende dove. Vabbè, qua me lo leva sempre bello pulito e fatto. Anche nella faccia me la fa tutto bene. Per mia nonna il problema è questa parte qui, che non me la lascia bella pulita, bella, come si può dire, bella depilata, bella strappata. Quando me lo fa mia nonna da questa parte, esce, come dice lei, sempre che sia vero, perché io mi vedo sempre dopo quando lei mi ha già bella depilata. Sì, io mi vedo bene, mi vedo che è mia bella depilata, ma l'estetista fa quello che può, anche avrà anche altri suoi pensieri. Vabbè, non c'entra i pensieri dell'estetista, c'entra che se tu un po' al lavoro me lo devi fare fatto bene. Ma io non do la colpa dell'estetista, è mia nonna che pretende troppo, e questo è il punto. Fatemi capire voi se è così, ditemi voi se è così o meno, che ha ragione mia nonna che deve essere
che devo essere perfettamente depilata o se deve essere fatto un lavoro fatto come dice mia nonna. Secondo me è la verità, mia nonna pretende troppo, o forse l'estetista che... Boh. Non voglio dare la colpa all'estetista, perché l'estetista non c'entra niente. Troppo presuntuosa mia nonna. Voi direte, abbi cura di tua nonna, perché tua nonna, chissà quando, un giorno c'è, l'altro non si sa. È vero, avete ragione. Ha 81 anni suonati, perché lei è del 7942, però con questo non vuol dire che deve essere così presuntuosa per quanto riguarda la ceretta. Anche nelle gambe, non me l'ha lasciata neanche un pelo. Però dico, nelle cosce non lo so, non mi vedo bene, non mi vedo tutta pelosa, perché quando mi toglie la striscia, quando mi fa tutta la ceretta delle cosce, vedo bene, mi sento bella liscia. Dove sta il problema? Non lo so. Non so dove stia il problema. Ecco, se sentite i cani abbaiare vuol dire che mia nonna è già entrata in casa e è tornata dalla sua commissione di prendere una cassa d'acqua. Si sempre così fa. Prende una cassa d'acqua e prende anche qualche altra cosa se le serve e poi è già bella che in casa. Bene ragazze, ci vediamo dopo e niente, a dopo dai, alla spesa. Se riesco vi porto con me, non è detto, ci vedremo dopo dai, se ci riesco, se no quando torno a casa, alla spesa. Ciao, a dopo anzi. Allora, eccomi qua, dunque. Mia nonna è appena tornata e ha preso due uova, due belle scatole di uova. Eccole qua, vedete? 1,80. Tutte e due 1,80, vedete? Eccole qua, aspettate, se non le faccio cadere. Sono queste. Come che sono messe? No, aspettate, l'ho messa all'incontrario. Queste qua, 1,80, tutte quante. Cos'era? Una zanzara, va bene, un commento. Questo è 1,80, vedete? Cioè, due, ve ne sono due. E 1,80. Poi, ha preso anche la polenta. Ovviamente, polenta valsugana. Sì, polenta valsugana, 2,70. Eccola qua. 2,70. Va bene? Polenta valsugana senza glutine, povera di grassi. Questa qua, vedete? Si vede, sì. Sì che si vede. Mamma mia che buio che sta facendo. Allora, se non l'avete ancora capito, qua però sta già piovendo, quindi no comment, lasciamo perdere. Pensavo di andare alla spesa, ma non se ne fa niente, perché se non l'avete capito, io non mi piace il temporale. Boh. Io non è che lo odio il temporale, ma non lo sopporto. Quindi, no comment. Comunque, la classica farina di mais, illustrazione al solo scopo di presentare il prodotto ottenibile. Ok, comunque, questa è polenta. Questa polenta è di una dolcezza unica, molto buona. Allora, si può fare al sugo con la salsiccia oppure io la mangio direttamente in bianco. Voi direte come in bianco? In bianco con l'olio o col formaggio. Io scelgo di mangiarla con l'olio o col formaggio. Ragazze, che bontà unica questa polenta. Uno la può fare anche al sugo volendo, come ho appena detto io, però io il sugo non mi fa impazzire, anzi, devo dire la verità, io il sugo mi brucia un po' lo stomaco, lo mangio una volta di papa quando lo mangio, se no mangio tutto in bianco. Anzi, ieri ho mangiato la pasta, non so se avete visto la foto sul mio Instagram, ho mangiato la pasta in bianco, nulla di che, però tanto per non far impazzire il mio stomaco ho mangiato qualcosa di più sostanzioso, anche se non è tanto sostanzioso, ma va bene anche la frutta, la verdura, quello che volete voi, ma io preferisco mangiare in bianco tante volte. E questa è top. Questa è, ve l'ho detto, 2,70. Vedete? Sì, 2,70. Bene, ragazze, allora. Dunque. Adesso vi faccio vedere il tempo com'è e vi faccio vedere bene che il tempo non è il massimo. Aspettate un secondo che vi porto con me.
Oh mamma mia. Guardate che tempo. Vedete? Questo è il tempo veloce. Stamattina. Sta piovendo, ma tantissimo. Vedete? Cielo nerissimo. Adesso avete capito perché è un tempo veramente allucinante. E vabbè, ci sta, che fa tempo così. Il tempo è quello che è stamattina, pazienza. Ci dobbiamo adattare, ci piace o no, ci dobbiamo adattare. Ci siamo sempre adattati d'altronde, no? Quindi, perché non adattarci adesso? Bene, allora, il prossimo video non so, magari sarà, che ne dico, se quando mi tornerà dalla spesa farò magari un spezzettone di video svuota la spesa, non lo so, si vedrà. Se no farò un video a parte con la svuota la spesa, si vedrà. Nel frattempo intanto monto questo pezzettino di video dove abbiamo chiacchierato abbastanza. E basta. Adesso vi accendo la televisione nel frattempo. Noi ci salutiamo, ci vediamo appunto a un prossimo video. Ok? Tipo, non lo so, magari per fare il make-up, vediamo. O come appena detto, un video svuota la spesa, magari stamani, quando mi hanno tornato dalla spesa. Ah, c'è mattino 5, ok. Mattino 5 sto guardando adesso. Ho appena messo sul 5 perché era sul 4, era sintonizzato sul 4, quindi ho messo su canale 5. Ebbene ragazze, questo era tutto. Un bacio, perché questo è un ciao, vi avverto, questo è un video di 2 giorni, stamattina e ieri sera. Quindi ciao, like, commento, fatemi sapere se questo video vi ha fatto compagnia, vi ho tenuto compagnia o vi siete fatti una risata, vedete voi. Bene, attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al mio canale. E niente, ciao! È tutto per adesso da Palau. A dopo, se decido di fare un video svuota la spesa, non lo so. Ciao ciao!